Eh, noi non ci occupiamo cioè noi insegnanti io eh, Elita Angela Monica che poi vi presenteremo anche durante il corso eh, non ci occupiamo delle interazioni che avvengono alle... perché queste interazioni saranno condotte da questi personaggi per cui come dire <ride> sfuggono al nostro controllo non so che cosa succederà durante questo viaggio? Perché partite dall'orto botanico e dal Central Park? Beh, prima di tutto, perché sono delle aree verdi molto importanti all'interno di una grande città. Voi avrete notato che la città che è stata impiegata per ovvi motivi, perché Gotham City non esiste sulle mappe ufficiali, la città che più si avvicina, che richiama. Gotham City e New York e a New York abbiamo un orto botanico e il, il Central Park eh, e che sono i punti di partenza dei gruppi. Perché i punti di partenza dei gruppi? Perché i, eh, i cittadini dovranno compiere un viaggio e questo viaggio lo vedete già da questa mappa. Quindi parte dalla zona centrale di Gotham City, che appunto sarebbe poi la città di New York, per essere diretti ad Arkham Asylum, dove ha sede il manicomio criminale. Lungo questo tragitto, ovviamente che qui viene rappresentato in modo lineare, retto, però avverranno una serie di sfide che naturalmente tenderanno a deviare la linearità di questo percorso e sicuramente ci saranno degli accidenti che eh, capiteranno chiaramente qui al suo interno. Questa è la mappa eh, del viaggio. Poi le altre stanze importanti da mm, evidenziare subito sono. Uh, sicuramente la Bat Caverna. Quindi la Bat Caverna contiene le risorse del nostro viaggio. Quindi del, eh, delle nostre per, per svolgere le nostre attività. Quindi conterrà. Prima di tutto, conterrà le registrazioni dei webinar. Ah, ecco che a proposito di registrazioni Devo avviare la registrazione di questo webinar. Vediamo. C'è qualcuno forse che l'ha già avviata? Sì. Mi sembra che sia avviata la registrazione. È avviata, Alberto. Sì, perfetto, benissimo. Eh, grazie, l'hai avviata tu, immagino. Sì. E, quindi le registrazioni dei webinar le troverete qui e ovviamente le troverete anche all'interno di singoli capitoli di riferimento, quindi veramente penso che non vi potrà sfuggire niente. E sempre qui naturalmente troverete tutte quelle istruzioni, eh, eventuali tutorial, schede, eccetera, che possono essere utili per realizzare i lavori gli esperimenti e così via che sarete di volta in volta chiamati a produrre. Avete già per esempio qui all'interno il tutorial video per inserire il proprio posto del mondo ed è chiaro che questa lista tenderà ad aumentare, quindi questa pagina, questa pagina naturalmente eh, diciamo, diventerà abbastanza corposa con l'andare del tempo, ma per voi sarà un punto di riferimento importante. Avete anche il podcast. Ora, sul podcast ci sarà da fare un discorso a parte, perché eh, attualmente voi l'avete visto come uno strumento di, che è, diciamo, integrato allo storytelling, che fa parte della storia. In realtà sarà uno strumento che noi impareremo proprio a utilizzare e costruire per il vostro lavoro. E ci saranno attorno a questo elemento quindi delle cose interessanti che si svilupperanno anzi dato che stiamo parlando di podcast io a questo punto andrei a vedere direttamente eccolo qua andrei a vedere direttamente come si presenta il podcast all'interno di spreaker perché perché ehm, abbiamo notato qui sul secondo episodio ecco abbiamo notato che ci sono già delle risposte dei commenti eh, che derivano dall'ascolto del podcast e che due cittadini di Gotham hanno eh, scritto recentemente quindi hanno accettato la Sfida che viene posta all'interno del secondo episodio, cioè che indica eh, c'è un contratto attorno alla definizione, cercare di capire chi sono i buoni e i cattivi dentro tutto questo sviluppo. E due concittadini vedete che hanno scritto, per esempio, Angela ha scritto: I buoni esistono perché ci sono i cattivi, due facce della stessa medaglia. Invece Nicola si è posto meno problemi, è andato dritto al sodo. Rispondendo, ma i buoni, i buoni siamo noi, chi volete che siano i buoni? Allora, io vi faccio subito una domanda e chi vuole può accendere il microfono e rispondere. Avete eh, ascoltato il podcast? Sì, sì. No. no, qualcuno, no? No. qualcuno, sì. No. No. Ecco, chi sì. non l'ha ascoltato. No è perché diciamo gli è sfuggito non l'ha notato all'interno dell'ambiente dell o perché non ci ha dato importanza? perché non sapevo neanche che ci fosse. Esatto. Bene. interessante questo. Ma tu sei entrata nell'ambiente di Gotham, giusto? Sì, 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 sono entrata. Sì. E hai ricevuto, dovresti aver ricevuto anche due comunicazioni di Alfred? Sì. Sul, sul, Sull'episodio podcast. Sì. sì. Però non ti è venuto in mente di ascoltarlo, non ci hai fatto caso. No, non no. no. Bene, questo è, me... interessa è interessante, diciamo, cercare di capire per quale motivo questo può avvenire. E, e invece chi l'ha ascoltato, per quale motivo l'ha ascoltato, che cosa lo ha spinto ad ascoltarlo? Io sono curiosa. Curiosità. 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 Curiosità, certo. Capire meglio. Per capire come entrare, appunto, per capire che cosa ci veniva richiesto e di che, di che, di che cosa si stava parlando sostanzialmente. Per cercare di capire qualcosa di più, di entrare certo. un po' nel clima. A entrare anche nel clima. Perché fa parte anche delle indicazioni del corso. Sì, fa parte anche delle indicazioni del corso. Allora, vedete che ci sono diversi stili di approccio alle, alle comunicazioni, diciamo alla storia. Questi diversi stili è bene che rimangano, che esistano, perché il confronto avverrà proprio anche a partire da queste diversità di accostamento da parte vostra alle singole proposte che vi verranno formulate. Eh, intanto io, così ma brevemente, proprio senza approfondire ulteriormente, io eh, riceverei volentieri adesso qualche risposta su chi sono i buoni e chi sono i cattivi. Ne abbiamo due. Allora Angelo dice i buoni esistono perché ci sono i cattivi e si chiede, sono due facce della stessa medaglia, mentre Nicola indiscutibilmente dice i buoni siamo noi. Allora, in questo percorso nel quale eh, appunto ci troviamo a Gotham City, avete un'idea chiara su chi siano i buoni e i cattivi all'interno di questo percorso, in relazione anche ai vostri temi, cioè della biodiversità, dell'educazione civica, della sostenibilità urbana? Vi siete formulati un'opinione? Io personalmente ancora no, nel senso che no. preferisco aspettare per capire che altri dati abbiamo, nel senso che ci sono dei, degli elementi e ci sono anche, vabbè, Joker, Saventa uh, Passeri e Pinguino sono chiaramente i cattivi di, di Batman in generale, però anche Poison Ivy non è sempre stata buona, per cui preferisco aspettare e raccogliere più elementi per capire chi è il buono e chi è il cattivo, magari tutti e due possono avere delle cose positive e delle cose negative. Certo, quindi tu ti collochi in una situazione di attesa per vedere come, diciamo, la situazione si svilupperà nel proprio periodo, esatto. Bene. Da. Allora, sì, 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 certo, noi non diciamo niente su questo. Non possiamo adesso avere delle risposte. Le risposte ci saranno date durante il percorso, e forse forse non le troveremo neanche durante il percorso, le troveremo forse alla fine di tutto il nostro viaggio, però intanto sappiamo che, che ci sono. Cioè, perché mi sono interrotto un momento su questo tema? Ma perché eh, ciò eh, da cui noi partiamo è questo concetto che vi illustro con lo slogan qua di Pinguino. Allora, cosa dice Pinguino? Dice il corso non fornisce conoscenze preconfezionate. Le conoscenze vengono elaborate collettivamente tramite la partecipazione attiva al percorso e alle discussioni. Quindi, in realtà Ecco, tra l'altro il motivo per cui noi non chiamiamo questo corso corso, ma lo chiamiamo ambiente, quindi Pinguino eh, però ci provoca da questo punto di vista eh, perché Perché in realtà noi dobbiamo scoprire diverse cose che cosa dobbiamo scoprire dobbiamo scoprire ben vediamo se è questa esatto ben quattro livelli di esistenza a Gotham City cioè nel nostro ambiente prendete pure nota anche se poi queste slide vi saranno consegnate nel solito modo che vi ho spiegato prima, ma diciamo prendete mentalmente nota perché tutta l'operazione si svolge attorno a questi quattro assi. 1. All'interno di questo percorso noi apprenderemo delle tecniche narrative di divulgazione utili in tutte le discipline e materie. Quindi siamo di fronte a un contenuto molto preciso, cioè tecniche narrative di divulgazione, quindi una divulgazione, una trasmissione di conoscenze, di informazioni, però attraverso tecniche narrative eh, che saranno utili in tutte le discipline materie, cioè vuol dire che apprenderete delle metodologie di base che voi potrete liberamente adattare a tutti i contenuti che volete. Per la maggior parte ovviamente si tratterà di affrontare di contenuti di tipo ambientalistico, naturalistico eh, e legati in qualche modo all'educazione civica, ma certamente le potrete impiegare in, davvero in qualsiasi campo e qualsiasi disciplina, perché saranno delle tecniche trasversali. E da questo punto di vista... Il prossimo webinar affronta già questo tema, un tema molto importante che mette in contrapposizione la comunicazione con la narrazione e e poi vi proporrà appunto delle attività. Poi questo quindi questo è il primo livello, diciamo così. Poi abbiamo un secondo livello, che è questo: apprendere un modo cooperativo e sociale di fare didattica a distanza. Impiegando alcuni strumenti e tecniche specifiche che qui poi vengono indicate, che adesso vedremo. Eh, specifiche per la didattica a distanza, ma che ovviamente sono utili anche in una didattica, per esempio, mista. Eh, in questa situazione, nella quale, per esempio, voi sarete, avrete la possibilità poi di ritornare alle vostre attività, vedrete che tutta una serie di strumenti e di tecniche che apprenderete all'interno di questo percorso, voi potrete continuare ad applicarle in modo misto, si dice blended, cioè eh, adatte, idonee sia eh, all'interno di una situazione completamente a distanza, sia in una situazione mista. Ma c'è già qualcuno di voi che ha dato delle indicazioni di questo genere quando ha scritto alcune indicazioni per esempio per l'utilizzo di mappe o altri strumenti del genere. Poi, terzo livello, apprendere alcuni meccanismi delle tecniche di storytelling game che si possono applicare in toto o parzialmente in corsi e progetti. Quindi, apprendere che cosa? Beh, apprendere proprio non quello che stiamo facendo, ma il modo con cui lo stiamo facendo. Cioè come si costruisce un ambiente di storytelling game e quindi come si possono sostenere dei momenti didattici eh, attraverso questo, questo meccanismo, come vengono suddivisi i vari step, eh, perché si pubblica un giornale, quando, come, che funzione ha un personaggio come Alfred oppure un altro personaggio. Ecco, cioè proprio diciamo il livello meta quello che sta dietro questa costruzione dietro le quinte diciamo così eh, per voi sarà particolarmente utile questo perché beh perché eh, per due ragioni importanti la prima è che la piattaforma che noi utilizziamo poi sarà a disposizione dell'ente parchi e quindi la potrà utilizzare gestire duplicare eccetera e quindi potrà in qualche modo replicare esperienze analoghe. Ma poi perché anche nel caso in cui voi non abbiate la possibilità o la voglia, l'interesse di mettere in piedi un sistema magari così complesso come quello nel quale vi trovate ora, ma sicuramente potrete prendere alcuni spunti di questo sistema e applicarli nelle vostre attività di... Eh, formazione di insegnamento o di divulgazione. Poi infine ottenere un esempio, questo è il quarto livello, di come sia possibile articolare dei contenuti disciplinari impiegando queste metodologie. Come esempio si prenderanno dei riferimenti a educazione civica, biodiversità e sostenibilità. E dunque abbiamo proprio qui un ulteriore modello che vi mostra come determinati contenuti, quelli che noi a cui ci riferiremo e che sono quelli che voi utilizzate normalmente nella vostra quotidianità, possono essere affrontati secondo un'angolatura, un taglio differenti. Per esempio è evidente la questione buoni e cattivi e vedrete come sarà poi sviluppata all'interno di questo viaggio. Eh, Prima parlavamo della curiosità. Beh, certo, uno dei meccanismi più importanti da sollecitare eh, negli apprendenti, è proprio quello di essere eh, curiosi e poi di far seguire la curiosità a una osservazione e quindi a una ricerca analitica di dati, a una loro interpretazione e così via. Dunque non c'è apprendimento che in questo caso non abbia un forte contenuto eh, sociale e quindi, che, eh, e quindi deve mettere in atto, deve applicare appunto gli strumenti che, eh, che caratterizzano le attività eh, sociali. Dunque, su questi quattro punti, vi ripropongo ancora un attimo: su questi quattro punti, avete delle domande o delle osservazioni, avete eh, dei dubbi insomma qualsiasi cosa vi venga in mente di, di chiedere o di affermare in qualche modo lo potete fare io preferisco sempre attraverso il microfono ma se volete scrivere potete anche scrivere da da dangue esatto, chiedo pre... faccio sì, una domanda dimmi. io Cristina sì. dimmi, dimmi. è una domanda stupida sicuramente ah, nessuna domanda è okay. stupida però che differenza c'è tra storytelling semplice e storytelling game io non, non, non so non sono mai eh, entrata a fare un corso di storytelling ma c'è qualche differenza o c'è se, se esiste eh, sì, perché diciamo lo storytelling è una storia e lo storytelling game è una storia che viene condotta attraverso delle sfide e quindi se tu consideri che la sfida può essere eh, una forma di gioco, ecco che noi abbiamo dei meccanismi di gioco agganciati a una storia. Quindi c'è più, intera cioè più interazione. Sì, esatto, voglio. sì, sì, esatto, M molta più interazione, perché sai, una storia, una sto ecco questa, eh, vedi, tu dicevi non è una buona domanda, invece è un'ottima domanda, perché mi permette di spiegare una cosa molto importante, cioè una storia, qualsiasi storia, è qualcosa che eh, l'ascoltatore, lo spettatore, il lettore segue, ma che non ha scritto lui, non partecipa alla storia. Lui partecipa alla storia in quanto soggetto che si identifica eventualmente con determinati personaggi o all'interno dei meccanismi della storia. Invece qui eh, la storia noi la costruiamo insieme. Infatti il corso qui... Ah ecco, no, facciamo così. Allora io manderei il primo sondaggio perché mi sembra che sia proprio il caso. Dunque, 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 dunque... Allora, vi mando il primo sondaggio, che è questo, che è identificato con il numero 2, adesso lo lancio. Lo lancio e voi dovreste riceverlo. Quindi rispondete a questo primo sondaggio che è proprio perfetto con la domanda che è stata posta da... Da chi aveva posto la domanda? Scusa, prima? è Cristina. Cristina, Cristina, Cristina benissimo. Allora, penso che abbiate ricevuto il sondaggio e possiate rispondere subito a questo sondaggio. Mi scusi, nel mentre potrei fare una domanda? Certo, come no, assolutamente. Io volevo chiedere solo un'informazione. Io studio comunicazione statale a Milano e sì, sono appena entrata in questo mondo appunto dello storytelling, eccetera, le varie appunto strategie di comunicazione e volevo sì. sapere se ad oggi è possibile avere cioè, ci sono già dei brand che utilizzano questo tipo di comunicazione quindi uno storytelling game al posto che lo storytelling normale insomma no no, no, okay. per, no perché lo story, ti spiego no perché lo storytelling game è un è un sistema è un sistema che eh, io ho creato eh, una quindicina di anni fa all'interno di, di master universitari, che ho applicato all'interno di alcune aziende ehm, e anche in altri ambiti istituzionali per la formazione. Quindi non viene utilizzato come strumento di comunicazione in ambito pubblicitario. E tra l'altro. E lei crede però che potrebbe essere usato nel caso? Potrebbe trovare un modo, cioè si potrebbe trovare un modo per integrarlo al massimo insieme a un ambito appunto magari più pubblicitario? Guarda, in un, cioè, sì, qui si apre un discorso molto importante, <ride> che è quello, sì, 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 che è quell, sono due discorsi. Allora, il primo è che lo storytelling che molto probabilmente tu impari all'università non è esattamente lo storytelling eh, diciamo puro per come è nato e come si è sviluppato nelle sue linee qui sarebbe un discorso molto complesso da fare eh, perché eh, quello che viene oggi chiamato storytelling è declinato soprattutto in ambito pubblicitario con una finalizzazione molto precisa alla vendita di prodotti ma non è questa la sua origine e non è questa la sua natura eh, però su questo punto se tu te lo ricordi poi te lo segni, te lo metti da parte eh, quando pa già al prossimo incontro eh, lo potremo sviluppare in modo molto più preciso. Perché vi fornirò anche le basi eh, teoriche per affrontare questo tema e quindi per distinguerlo nettamente dal campo pubblicitario e marketing in genere, eh, che è il campo all'interno del quale lo storytelling viene costretto. Il meccanismo dello storytelling game, come vedi, è un meccanismo impegnativo, sia per chi lo progetta, sia per chi lo segue, quindi eh, ha un uso limitato, eh, può fornire degli spunti di ispirazione, in tanti casi, quindi se ne, se ne, prende, eh, se ne prendono delle parti, se vuoi, ecco, eh, viene tradotto, in, cioè ha un suo fratello, nel, eh, nell nella cosiddetta multicanalità, cioè nell'utilizzo di diversi canali eh, eh, da parte di un brand che eh, vuole in qualche modo fidel fidelizzare i suoi clienti attraverso dei meccanismi di, tra virgolette, proprio, tra virgolette, partecipazione diretta alla vita del brand stesso. Eh, allora in quel caso lì con diciamo, tutte le dovute cautele del caso, può in qualche modo stabilire una relazione tra dinamiche di storytelling game, che sono dinamiche fortemente partecipative, con la tendenza dei brand di eh, associare, associare i clienti, non solo stakeholder, al marchio stesso, attraverso i canali social e diverse forme di comunicazione. Ecco, non so se sono stato chiaro. Sì, ma, grazie diciamo, mille. Più in, più in là di questo per il momento non possiamo andare, anche perché essendo poi un argomento molto specifico, eh, magari non interessa a tutti, ma in parte però lo svilupperemo nel prossimo, nel, nel prossimo step. La ringrazio. Dai, no, di niente, figurati. Dunque, torniamo qui al nostro sondaggio e vediamo, quindi io lo chiudo il sondaggio perché ha risposto il 96% di voi. Quindi terminiamo il sondaggio, pubblichiamo i risultati, condividiamo i risultati. Eccolo qua. Allora, cominciamo a ragionare intorno alle vostre risposte. Quindi ti prepari prima tutti i contenuti in successione. Allora, sì, eh, il 63%. No, il 6% a volte il 30%. Quindi diciamo siamo 63 contro il 36%. Allora, eh, può sembrare una domanda così banale, no? Ti prepari tutti i contenuti in successione. E, ma perché è stata posta questa domanda? Ti prepari tutti i contenuti in successione oppure a volte? Qualcuno di coloro che... Ha risposto a volte. Può dire per favore se se la sente che cosa significa questa risposta a volte? Quindi ci, si può evitare di preparare prima tutti i contenuti in successione. Per esempio, facciamo degli esempi. Bene, in, in un corso piuttosto lungo, molto diluito nel tempo, eh, la, i contenuti delle ultime parti. Quindi in un corso di 20 ore diluito su uh, tre mesi, le ultime parti, uh, ad esempio, le avevo tenute per una discussione e una uh, ricombinazione dei contenuti che avevamo svolto prima. Quindi mm -hmm. uh, era inutile pensare all'ultima fase e quindi era lasciata un po' alla dinamica che si creava questo è un esempio di un corso che si è un Anna bene Anna allora trovo interessante questa, questa tua risposta ma tenderei a si se si può completare anche con si altra osservazione se no vi do io poi uno spunto vediamo se c'è qualcun altro ma ci provo sì, che perché... sì, Massimo, dai sì. Allora io. Max. Ma semplicemente perché ehm, nei momenti in cui preparo i contenuti eh, e vado a esplorare, soprattutto oggi avendo a disposizione una potenza eh, diciamo, di informazioni, qual è internet, mi rendo conto che man mano che sviluppo gli argomenti ne trovo di nuovi. Quindi in realtà... Mi ritrovo spesso e volentieri a inserire in corso d'opera una serie di altre informazioni che recupero non previste e quindi alla fine mi sono adattato un po' a questa, a questa modalità mista, se vogliamo. Questa modalità mista, perché? Di che cosa sta parlando Massimo? Massimo, se volete appuntarvelo da qualche parte, non so, io vi consiglio di usare un quaderno, un piccolo quaderno, piccolino, da classe elementare proprio. Scusate se sembrerà magari di essere pedante, ma sono dei suggerimenti mirati per, affinché voi poi possiate costruire delle buone storie. Quindi quaderno piccolo, a riga o quadretti come preferite, penna nera su foglio bianco che dà il massimo contrasto e quindi non vi affaticate neanche la vista e provate a scrivere questo termine che è multicanalità, multicanalità. Cioè noi intanto siamo in un'epoca multicanale. Che cosa vuol dire quest'epoca multicanale? Vuol dire che noi possiamo reperire delle informazioni da più canali. Eh, vabbè, una banalità. Eh, sì, ma mica tanto perché, eh, per esempio, io credo che voi, la maggior parte di voi lo abbia già fatto, può mettersi in contatto con dei centri di osservazione, centri oceanografici, centri di ricerca centri di osservazione naturalistica sparsi per il mondo e voi e i vostri studenti, i vostri corsisti, come li chiamate, osservatori, esploratori, possono parlare, possono parlare e interloquire con queste persone. E lo possono fare anche se non conoscono la lingua, perché attraverso i meccanismi di traduzione che abbiamo a disposizione, Possiamo formulare delle semplici domande, trovare delle risposte eh, parlando una qualsiasi lingua eh, oggi sia parlata sul pianeta. Questo non era possibile 15 anni fa. Eh, quindi è cambiato tutto da questo punto di vista. È cambiato tutto ma eh, noi non lo sappiamo esattamente. Perché? Perché i vostri ragazzi usano naturalmente tutti questi strumenti ma non li usano in questo modo li usano per pubblicare comunicare eh, certamente ma non, non c'è ancora una forma cosciente di utilizzo in, in questo campo tra l'altro un grande vantaggio della multicanalità è che noi possiamo trovare anche delle informazioni sbagliate e a volte non c'è niente di più interessante di un'informazione sbagliata sulla quale lavorare e, e dunque come vedete, noi riorientiamo proprio il nostro approccio. Eh, intanto consideriamo che la fake news sia utile, sia utile e interessante. Infatti, il giornale di Gotham dice: eh, è il giornale che racconta solo ciò che inventa, ma lo inventa bene. Eh, il rapporto con la fake news, con, voi pensate solo alla situazione nella quale stiamo vivendo, no? con i vaccini e tutto il resto: quanta, quanta ridondanza di informazione contraddittoria noi abbiamo a che fare. Però proprio l'informazione ridondante, contraddittoria è importante per chi per chi opera come voi nel campo della ricerca scientifica, perché l'osservazione e il discernimento dei dati, l'approccio critico è chiaramente la prima, la prima attitudine che si deve sviluppare. Dunque, tutto questo fa venire meno in qualche modo la necessità di prima tutti i contenuti in successione. Perché? Allora, vi faccio un mio, esempio, un mio esempio personale, no? Quando io preparo tutti i contenuti in successione? Quando insegno un argomento nuovo. Perché? Perché insegnare un argomento nuovo, cosa che faccio, mi capita di fare eh, e che cerco anche di fare, insegnare un argomento nuovo mi offre la possibilità di imparare dovendolo insegnare chiaramente lo devo imparare a prendere e per apprenderlo ovviamente cerco di non procedere alla cieca ma eh, andare eh, così in modo sistematico tuttavia è raro che io per esempio dopo aver appreso un argomento averlo imparato in questo modo poi lo svolga in successione è molto raro questo capita solo quando sono obbligato a dover tenere determinati ritmi, per cui per esempio, non so, abbiamo quattro incontri, sono in quattro incontri due ore, bisogna arrivare a determinati risultati per forza in quel modo lì, allora sono costretto più o meno a operare in questo modo. Ma in una situazione di questo genere, cioè quella che stiamo vivendo noi, non è necessario stabilire quali sono i contenuti in successione da apprendere. Perché? Ma perché questo dipende dalla dinamica che si svolge come cioè all'interno dell'interazione tra i partecipanti. Quindi puoi avere benissimo un punto di partenza, puoi sapere qual è il punto di arrivo, ma tutto il percorso può essere modulato secondo diciamo, le variabili che si presentano nell'interazione con le persone con le quali hai a che fare. Di più, io direi che nel vostro caso, per esempio quando voi accompagnate un gruppo, all'interno di un parco e poi lo sostenete nelle attività e poi eh, svolgete con lui delle, degli esperimenti e poi magari lo seguite in classe, poi seguite anche gli insegnanti, eccetera, eccetera. Eh, ancora di più voi, secondo me, disponete di questa libertà, di questa proprio libertà di andare e scoprire e di guidare i vostri allievi alla scoperta. Dunque, ecco... Che l'apprendimento, come dire, eh, sviluppa un canale, un, un lato, un coté, un coté eh, rivolto alla, al sostegno, alla ricerca, all'osserazione e quindi alla Perché ragioniamo un secondo: se io preparo tutti i contenuti e poi svolgo delle lezioni, qui vedo che ci sono tanti ragazzi giovani che seguono lezioni universitarie, no? che si svolgono così proprio, si preparano tutti i contenuti, poi li devono imparare, poi sostengono un esame. Se io svolgo diciamo, il meccanismo in questo modo, ma ho di fronte a me una ricchezza di osservazione straordinaria, per esempio sul terreno, quindi nel parco, nella città eh, e poi nei canali, eh, non sfrutto questa ricchezza che c'è intorno a me e quindi non insegno al mio eh, apprendente a, a fare che cosa? A prendere il mio posto, cioè il mio posto di ricercatore, divulgatore, insegnante, eccetera. E come faccio a fare in modo che lui prenda il mio posto? Beh, affinché lui prenda il mio posto io devo fare in modo che lui diventi una qualche sorta di divulgatore, non di insegnante, qualcosa di più di un insegnante, cioè qualcuno che è anche capace di divulgare, di raccontare, di creare una, una situazione eh, appassionante su ciò che lui ha appreso. E quindi è un meccanismo attivo che viene messo in campo. Per cui ecco questa domanda era importante. Ti prepari prima tutti i contenuti in successione? No, non è necessario veramente non è necessario e non è necessario farlo qui farlo qui vi do un esempio che vi riguarda direttamente noi eh, in casa Wayne so che ci sono state delle discussioni ieri pomeriggio mi sono arrivati gli eco perché eh, Mr Wayne, Batman, Alfred si sono riuniti così e hanno visto le attività dei corsisti che siete voi di nuovi cittadini e cosa hanno notato? Hanno notato che eh, c'è stata eh, grande facilità, diciamo, nel dare le risposte, nel, nello spiegare, eccetera, nell'affrontare queste prime sfide. La domanda è, da che cosa deriva questa facilità? Allora, probabilmente, ma qui siete voi però, perché siamo in gioco tutti, stiamo cercando di capire un processo mentre lo, mentre lo svolgiamo, che è il nostro processo. Da un lato perché sicuramente con l'andare del tempo aumenta la dimestichezza con le tecnologie, quindi diciamo, questo lo notiamo: no? più andiamo avanti, meno domande ci sono su come si usano gli strumenti e più le cose si fanno, e va bene. Ma d'altra parte però c'è anche probabilmente una, una vecchia mentalità che entra in gioco. E la vecchia mentalità qual è? è ho il webinar lunedì, la lezione di lunedì, ho dei compiti da fare, devo fare in fretta per prepararmi al webinar di lunedì. E questa è una vecchia mentalità che però gioca un ruolo anche nella situazione nuova. Adesso io vorrei sapere da, da voi, da alcuni di voi, no? perché siete qua a 130, chiaramente non si può parlare in 130, ma così a brucio, c'è qualcuno che è in grado di smentire o confermare quello che io ho detto adesso? fermo nel modo più assoluto, Corrado, almeno per quanto mi riguarda, prepararsi un po' prima proprio perché si affronta una nuova sfida che per me è totalmente ignota. Chiudo. Sì, ma Corrado, la buona notizia è che è ignota anche per noi. Perché non è un corso preparato. Esatto, non è un corso, preparato. cioè noi sappiamo cosa vogliamo fare. Io non ho cioè, fatto la... i compiti. Chi non ha fatto i compiti? Ma dillo sottovoce perché mi sembra che il gioco ascolti qua. Chi è? Anna? Come, come ti chi è? Anna. Ma ecco, per quale motivo? Non so, non mi è venuto da fare i compiti. Non ti è venuto a fare i compiti. Quindi tu sei una cittadina rilassata. Beh. Giusto, bisogna, è, che è un caso raro, perché di fronte all'apprendimento è raro essere rilassati anzi diciamo non si è quasi mai rilassati perché l'apprendimento è un impegno, è visto come un impegno, quindi devo fare, devo produrre, ho delle scadenze. Nel momento in cui abbiamo una scadenza, paf, noi abbiamo una. Infatti tra l'altro siete tutti incontrati in un errore, in un errore micidiale che poi vi svelerò tra qualche, tra qualche minuto. Quindi questa domanda ci serve per capire che attenzione, possiamo adottare un metodo diverso, un approccio diverso. Vediamo poi quale sarà il vostro, perché è un approccio ha che fare anche con lo stile. Quindi va bene, passiamo alla domanda 2. Prepari le tappe da affrontare in modo preciso. Il 60% sì, il 9% no, pochi, molto poche di voi. E poi a volte il 31%. Quindi abbiamo più o meno. Una, una percentuale analoga alla prima domanda ma che differenza c'è tra tappe tappe e contenuti Anna Borghi che sei qui di fronte a me non so perché ma sei capitata di fronte a me Anna Borghi sì Anna, Anna Borghi che differenza c'è tra tappa e contenuto eh, io ritengo che i contenuti siano uh, le varie... Uh, adesso uh, lo dico un po' così. Sì, eh, sì, sì, dillo, dillo come vuoi. Certo. Eh, uh, se devo passare delle informazioni A, B, C, D, adesso non... Uh, queste sono i contenuti. Sì. Quindi è... Nell'ambito delle informazioni che trasmetto o che intendo sì. trasmettere, le tappe sono i uh, blocchi in cui strutturo quello che. I blocchi poi, in cui strutturo, sì, certo, può che essere accettabile. Poi svilupperò nei, nei vari contenuti. Certo, può essere accettabili i blocchi perché tu sai che magari il blocco a eh, non può essere unito al blocco B perché, per esempio, diventerebbe troppo pesante, troppo complesso. Sì, lo oppure, ad questo. esempio, se ho un blocco che posso fare sia all'interno che all'esterno e nel frattempo ho un'altra sezione della stessa scuola che è lì per fare un'altra cosa, devo fare in modo che i miei blocchi si incastrino con quelli dell'altro blocco. Perfetto, faccio un esempio molto, sì. molto nostro. Dai... Facciamo, facciamo un esempio molto vostro. Ecco, sì. Che quindi abbiamo il problema di dover condividere degli spazi e quindi gli spazi devono essere fruiti da una classe per volta. Perfetto, ah, molto sì. giusto questo. Esatto, bene. Ti faccio un'ultima domanda. Secondo te, io sono un tipo che prepara prima tutti i contenuti in successione? Sì o no? No. 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 Secondo te, io sono un tipo che prepara le tappe da affrontare in modo preciso? Uh, non sempre. Non sempre. Allora la risposta è sì, preparo sempre le tappe in modo preciso, ma raramente i contenuti in successione. Perché questo? Perché questo nasce da un rapporto di fiducia nei confronti delle persone con cui lavoro, che siete voi in questo caso. E cioè, io so che le persone con cui io ho a che fare, anche se a queste persone io dovrò insegnare qualche cosa, attenzione, quindi dovrò insegnare qualche cosa, ma io so che loro sono portatori di un insegnamento. Non sono mica delle scatole vuote. Quindi io posso preparare le tappe certamente, perché so che per andare da A a B c'è un percorso e le tappe le stabiliamo. Dobbiamo fermarci per far colazione, poi ci sarà da dormire, poi le tappe di un viaggio si possono stabilire. Ma il modo esattamente con cui il viaggio poi si compie, questo dipende, deve dipendere dalla relazione che intercorre. Ed è per parlare prima con la ragazza che mi ha fatto la domanda prima sullo storytelling. Ed è una delle differenze tra comunicare e raccontare. Il comunicatore parte da ricevente trasmittente. Ma ricevente trasmittente non è il nostro paradigma. Noi lo cassiamo. È uno dei paradigmi peggiori, più violenti, autoritari che esistano al mondo, ric trasmittente e ricevente. In un contesto narrativo non c'è trasmittente e ricevente, c'è narrazione. No, io faccio un esempio, Corrado, no? magari Corrado mi sembra il tipo che ha un figlio o una figlia, o no? No, purtroppo no. No, va bene, non importa. Però hai una famiglia, sei stato figlio, se no giusto certo tu sei stato figlio se no è come saresti qua <ride> al mondo allora caro corrado quando tu torni in famiglia quando tu torni in famiglia che cosa dici alla tua famiglia dopo magari un po di tempo che non la vedi Le, gli, le presenti alla tua famiglia delle slide su quello che hai fatto assolutamente no certo ah. Assolutamente no. E quando inizi a parlare, tutti ti stanno ascoltando in religioso silenzio fino a che non hai finito? Molto difficile che questo accada. Che questo accada. Ma perché? Perché tu stai raccontando, non stai comunicando. Non c'è emittente, ricevente. La prima grande acquisizione di oggi al di là di tutto, ma che poi svilupperemo la volta prossima, anche con degli esercizi precisi, è che noi non comunichiamo, noi raccontiamo, noi aboriamo la comunicazione. La comunicazione è veleno, è il veleno della propaganda. La comunicazione arriva a Göring, arriva a Stalin, arriva alle grandi dittature, questa è la comunicazione. I sistemi totalitari respingono la narrazione, a meno che non sia manipolata, cioè rifatta e riscritta da loro stessi. La comunicazione partecipativa e la più bella e semplice dimostrazione è proprio quella che ha fatto Corrado. Noi raccontiamo. Quindi in questo ambiente ci sono delle cose preordinate, naturalmente di sicuro, ma anche per un motivo molto banale, cioè per evitare di lavorare all'infinito e di essere impegnati 24 ore al giorno per due mesi, no? Ecco, devi organizzarti un po' questo, se non altro per una cosa. Però le interazioni e quello che salta fuori, questo viene determinato dalla relazione, dal viaggio. Quindi organizzazione sì, però eh, trasmissione no. Infine, domanda più difficile di tutte, ti lascia andare all'istinto seguendo quello che viene durante il corso? Guardate che è molto curioso questo, perché? La percentuale si abbassa di 20 punti. Cioè il no, guardate, il no è solo ridotto al 4% abbiamo circa 20 punti in meno rispetto alle altre due domande sulla rigidità dell'affrontare un sistema di eh, insegnamento-apprendimento. Cioè vuol dire che le persone in realtà poi si lasciano guidare dall'istinto più di quello che loro stessi pensano di fare. Ma è vero questo perché siamo esseri umani, non possiamo soffocare la nostra natura. Fino al punto di inscatolarle in un regime così eh, preciso e netto, prepari questo, prepari quell'altro, organizzi adesso lo step, bim, bum, bam. Alla fine c'è sempre qualche cosa dentro di noi, perché avete visto come cambiano le percentuali, a volte qui è del, setto, del 71% addirittura. Quindi vuol dire che molti a volte si lasciano andare. Il sì, cioè 55, sì, è il 41%. Quindi se facciamo la tara sicuramente abbiamo una ventina di punti di guadagno sulla spontaneità dell'organizzazione di un sistema di apprendimento. Allora possiamo concludere, se siete d'accordo, di questo, questo tema dicendo che le persone non cercano la comunicazione, cercano la narrazione, cercano il racconto. Se tu mi racconti qualche cosa, io anche voglio raccontare qualcosa, e magari mi aggancio a quello che tu racconti. Ma se tu comunichi, io non posso rispondere. Allora Alberto, potremmo chiamare questa una comunità di pratica? Sì, certo, assolutamente, certo. Eh, io la, non interna... uso molto. Oltre sì. alla narrazione, no. abbiamo anche l'esperienza le, delle singole persone che può assemblarsi esatto. alle altre. No? Ma, ma certo, ma la narrazione da dove arriva? Non, può, non cade mica dal cielo, assolutamente. Cioè, tu, Ivan, se tu volessi scrivere una storia che parla di astronauti che vanno su Marte. Eh, io non penso che tu la potresti fare perché non hai questa esperienza, a meno che, che sull'astronave, che no, su Marte diciamo una roba mega Adesso non è il mio tema quello, quindi non saprei. Comunque, diciamo, una cosa fantascientifica, d'accordo? Su un'astronave, sai in che modo tu potresti. Eh, se tu mettessi un, uno scienziato appunto naturalista. Di una cosa che tu conosci molto bene de a bordo di questa astrona astronave, tu potresti fare e scrivere un racconto eccellente. Sì, perché parleresti... sta Cristoforetti, anche sì, eh, perché parleresti di quello che ci sarebbe un elemento che ordinerebbe la verità del racconto, e questo lo diceva Stephen King. Stephen King diceva: fai l'idraulico, diceva questo, no? diceva, fai l'idraulico di mestiere perfetto metti un idraulico dentro una tua storia almeno quell'idraulico lì ordinerà tutti gli eventi e le relazioni in modo veritiero e la storia sarà finta sarà una, una finzione ma avrà degli elementi di verità la narrazione parte sempre da un elemento di verità la comunicazione no la comunicazione è un codice astratto se io ti dico che è vietato attraversare la strada, è, eh, è vietato accendere fuochi nel parco, d'accordo? È vietato accendere un fuoco nel parco. È una comunicazione astratta, è giusta, certo che è giusta, va rispettata, assolutamente, è umana, assolutamente sì, ma è astratta. È una comunicazione, appunto, alla quale tu ti devi adeguare, non c'è discussione. Se tu discuti, ti becchi una multa. Tante volte la discussione c'è perché chiedono di alcuni divieti e lì sta, bisogna raccontare, spiegare cosa può succedere. Eh, e, poi... bravo. Sì. e chiedono perché la gente è sempre più ignorante, qui c'è un decadimento culturale pazzesco per cui si chiedono anche le cose... No, è vero o no? Veramente no? Tutto oggi è contestabile, è incredibile questo. Però è vero, alla fine tu lo devi raccontare. Va bene, ma adesso chiudiamo qui questa cosa perché veramente abbiamo tanto da affrontare. Bene, sondaggio. Eh, torniamo al nostro ambiente. Ah, scusate, io prima qua ho sbagliato a scrivere gota, me l'ho anche corretto, perché vi devo dire, sono dislessico, quindi alle volte io faccio degli errori incredibili e poi eh, li correggo in un modo altrettanto incredibile, perché vado proprio in confusione sulla scrittura lettura certe volte, e vi chiedo scusa, ma ognuno ha i suoi difetti. Alberto, Bene, entri... sì, dimmi. qualcuno segnala che intanto c'erano due domande precedentemente e poi qualcuno ah, non segnala dimmi. che eh, non, fanno, non riescono ad entrare nel link. Sì, eh, Greta Quali chiedeva, Ma, qui, guarda un po' il messaggio di Clarissa, non so se si riferisce a... L'ultimo messaggio che c'è in chat. non la fa entrare nell'ambiente allora no, guarda ma, scrive beh, non, non è per me, è per Sofia Montorfano che mi sta dicendo che non riesce a riconnettersi ah. a riconnettersi al webinar? eh sì ah perché forse non l'abbiamo ammessa cioè è sfuggito no no non c'è no, in, in sala d'attesa ah, non, non c'è no. dille di riavviare di riavviare zoom di e a riavviare con. Uh... Sì. Ok, va bene. Allora, continuiamo la nostra analisi, presentazione, discussione. Uh, restando sempre sul tema. Adesso apriamo il forum delle sfide. Il forum delle sfide e voglio prendere del forum delle sfide le regole di imbarco. Dunque, immagina, immagina di qui manca un di costruire l'accoglienza a un tuo corso. Prova a immaginare cinque regole di imbarco essenziali che proporresti, scrivile qui. Allora vi invito adesso a dare un'occhiata, se avete questa possibilità di poter aprire due finestre contemporaneamente, eh, date un'occhiata, scorrete le risposte e ditemi, e qui assegno un premio, assegneremo un premio al primo che individua. Che cosa c'è che non funziona nelle vostre risposte? In tutte le vostre risposte. Nessuna esclusa. Sono numerate? Esatto. No, numerate... No, si possono anche numerare, perché no? Eh. Certo, la, nu la numerazione dà un'idea di importanza, no? Però... Ci sono ordini. le dimensioni. Come? Ci sono, sono le azioni. ordini. Chi sta parlando, Claudia? Sì, dicevo che sono ordini. Ordini. Che sono impostate come se fossero un ordine. Mm. Sì, diciamo sono che sono anche, personalizzate. Anche questo è un po' opinabile, d'accordo, sarebbe meglio, magari, indicarle diversamente. Però non è questo il focus. Eh, più che ordini <ride> mi sembrano degli inviti. Sono esortazioni, io devo vedere in senso positivo. Inviti, esor esortazioni, questa è Arianna che parla. Sì, sì, funzionano sì. Per, funzionano sì. per tutto e non funzionano per niente. Nel senso sì. che eh, non sono focalizzate a un qualcosa, non sono le regole di imbarco mm. per uh, la nave X, sono le regole di imbarco generali. Più che Chi altro non sono regole. Cioè, Anna. vuoi precisare? Valeria dice addirittura non sono regole. Ma se Beh, ci sono... sempre te stesso non è una regola. È, è un invito. Si, sempre te stesso. Non è una eh, però, regola. Sì, un invito, è un invito, d'accordo. Però può essere considerato in senso lato una regola anche, no? Cioè, nel senso che ti invito, una regola è quella di essere te stesso, quindi di aprirti, non so, cioè è un un po' discutibile, però diciamo. Ma c'è qualche cosa dietro che non funziona. Non sono, <ride> ci sono delle oh, regole, sì. non c'è spontaneità. Spontaneità, no non è questo, oppure. Non sono cucite su misura sul progetto in cui ci imbarchiamo. Allora, qui diciamo che potrebbe essere fuochino la risposta, ma non è esattamente. Eh, ma è non dovevo scendere. Sono sì, dopo che si è imbarcati uno scende di solito. <ride> sì, ero io che parlavo. <ride> sì, sì, no, certo. Ma è talmente evidente che non la vede nessuno. Ma le regole allora, per cioè. fare cosa? Chi ha detto questo? Io, Valeria, mal vicino Valeria, Valeria, puoi sì. precisare il tuo se precisi il tuo pensiero, hai vinto qualcosa. cioè per, dobbiamo darci, qual è il nostro obiettivo? Le, le regole sì, servono sì. per il raggiungimento di un obiettivo comune. Eh, certo, direi, no? E quindi cosa manca? Manca il Che cosa dobbiamo fare insieme? Non esattamente, sì. Allora, lo vogliamo precisare così? L'oggetto di queste regole. E eh, certo, manca l'oggetto di queste lo regole. Scopo. Era quello che avevo detto anch'io, cioè il uh, devo imbarcarmi dove? Era quello che eh, dove io. devo imbarcarmi dove... ah tu intendevi questo Beh, però sì no, sì intendevo non cioè, eh, il, il non essere finalizzate a un imbarco verso qualcosa a, va bene allora queste tre ultime ri... queste tre ultime risposte poi devono comunicare ad Alfred quindi scriveranno una mail ad Alfred per ricordargli che hanno un premio da ritirare allora il punto è proprio questo eh, ma scusate ma di che corso stiamo parlando e eh, questo è il punto. Cioè, va bene essere spontanei, astratti, liberi, tutto quello che si vuole, però, perché miseria, saremo dentro un piano di insegnamento, no? Cioè, <ride> o no? <ride> Ma perché è stato commesso questo errore? Per cui è impossibile giudicare queste regole, impossibile valutarle. Alcune sono molto simpatiche, fantasiose, uno può dire, ah che bello, questo lo faccio anch'io perché sta bene per il mio corso, però non può dire niente in merito al, al corso, allo scopo che sì, è prefisso l'autore di queste regole. Ma la domanda è, ma per quale motivo è stato compiuto questo errore clamoroso e l'hanno fatto tutti? Ma io direi che semplicemente perché ognuno pensava alle proprie regole per la propria attività pensava a se stesso, a se stessa, sì, però non l'ha detto qual è la propria attività. Cioè, per un mio corso di pittura a olio io stabilirei questo per registrare il suono degli uccellini durante una settimana, io stabilirei queste regole. Nessuno l'ha scritto, quindi l'ha pensato, ma non l'ha scritto. Quindi. Max, secondo me, ha pensato a qualcosa d'altro. Che cosa ha pensato? Beh, ma sono regole generali, nel senso, sono indicazioni generali che noi applichiamo ad ogni singolo ambito. Quando noi prepariamo un corso, una lezione, una visita, ci prefiggiamo di raggiungere un obiettivo e lo facciamo attraverso un certo tipo di impostazione. Cioè, in maniera generale, appunto, non nello specifico, secondo o me. Forse hanno seguito le indicazioni che era soltanto di trovare le regole di imbarco, ma non di scrivere qual era il corso. Quindi hanno segui semplicemente seguito quell'indicazione lì e hanno scritto solo le regole di imbarco, sottointendendo tutto il resto. Anch'io sono d'accordo. Secondo me era un po' strana la consegna. Io me lo sono chiesta prima di scrivere le regole eh. a quale corso dovevo sì. pensare, però non c'era eh. scritto nella consegna di eh, specificare il corso che si aveva in mente abbiamo una fotografia precisa con quello che avete detto dei meccanismi mentali che subentrano nel momento in cui noi abbiamo a che fare con un corso di apprendimento e cioè abbiamo un compito da svolgere l'importante è svolgere il compito e farlo entro un periodo di tempo determinato è questo che ha determinato il fatto che non si è ragionato abbastanza perché se voi ci pensate anche dalle risposte che avete dato adesso la cosa sarebbe stata evidente prendendosi il tempo di, eh, di capire un po' di più o di essere un po' più dentro la situazione. Quindi, come dire, c'è stato un, un, un viraggio istituzionale, un approccio istituzionale a un tema che non era affatto istituzionale. Per diversi motivi. Primo perché è raro darsi delle regole all'interno di un corso, anche in un corso istituzionale è raro darsi delle regole. Due, perché quando ci si danno delle regole di questo genere, sono delle regole, di, diciamo, comportamentali e strumentali, eh, cioè non scrivere troppo nei forum, bla bla bla, eh, non rispondere in questo modo, eh, comportati, non c'è, no, di solito sono queste regole qua, no? eh, Rispetta i tempi dei consegni, eccetera, eccetera. Invece, il, le regole di Gotham, le regole di Gotham le avete lette ovviamente per rispondere al vostro. e sono stati utili perché vi hanno ispirato delle regole, come dicevo prima, interessanti, curiose, che ci possono tornare utili in certe circostanze, ma di questo poi ne discuteremo nei forum. Invece è curioso il fatto che di fronte a delle regole così strane, come queste che sono state presentate appunto la risposta sia stata di, di quel tipo lì no? Se, di, no, di non contestualizzazione quindi la domanda che io vi pongo adesso è ma perché a Gotham ci sono queste regole queste regole così strane e perché è un gioco aperto è qualcosa che si deve in qualche modo insieme, no? Sì, per esempio c'è una regola che è assurda, dice la quinta regola di Gotham è che ci sono delle regole ma non vengono enunciate. La, la quinta regola di Gotham rimette in causa tutte le regole alla fine, perché io posso enunciare tutte le regole che volete, ma se ci sono delle regole che non sono enunciate, queste potrebbero anche contraddire le regole enunciate, quindi, quindi 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 mi permette di modificare il gioco in corso d'opera. Ti, ti permette di modificare il gioco in corso d'opera e ti permette di seguire forse anche, diciamo, una linea che un po' viene indicata, no? Per esempio Uh, a Gotham tutte meta, metafora quello che appare eccetera non a regola dovete guadagnarvi il diritto di ballare col diavolo eccetera cioè se un soggetto non ha delle regole precise da seguire non può vivere nell'anarchia perché delle regole devono esserci o gliele dà qualcuno o se le dà lui portate un bambino in un parco e chiedetegli quali regole lui deve adottare per svolgere determinate attività. Le, le troverà lui, poi voi le correggerete, perché voi siete a conoscenza dei pericoli, rischi, le caratteristiche del territorio. Ma lui è costretto a trovare delle regole, perché non può muoversi in un campo sconosciuto senza darsi delle regole. Poi, chiaramente, alcune potrebbero essere sbagliate, inappropriate, ma solo per il fatto che non conosce il territorio. Ma è spontaneo che l'essere umano si dia delle regole, altrimenti eh, imbocco una strada sconosciuta, sono in auto, nessuno mi dice niente, non c'è un cartello di stop, non c'è un cartello di precedenza, ma io mi fermo, mi fermo e guardo, perché non capisco bene dove mi trovo e cosa devo fare, ma nessuno me lo indica. Io mi do questa regola perché sono su un terreno sconosciuto. Oppure ad Angela che mi sta guardando, la trovo qua, do un, come compito di scrivere un articolo su un tema che riguarda il riciclo, il flusso delle acque nel, nella sua zona, così un, un articolo di un certo tipo, si darà delle regole, si chiederà a chi è rivolto l'articolo, che linguaggio adottare, eh, non, non inizierà dicendo c'era una volta c'era una volta il non so poi inizia a usare dei, dei termini scientifici poi ritorna cioè non può fare questo Ha delle regole è naturale quindi qualsiasi attività umana richiede delle regole l'uomo è capace di darsi delle regole quindi che cosa ci dice il regolamento di Gotham ci dice, o in fondo, che tu, tu, che, di l inverno l inverno che tu ti devi mettere in gioco, le regole vanno trovate. Alla fine, le regole vanno trovate e andranno scoperte durante il percorso. Ma queste regole vanno bene per l'ambiente di Gotham, ovviamente, non è detto che vadano bene per altri ambienti. E in altri contesti però è un modo per farvi riflettere su che cosa appunto sul modo con il quale noi affrontiamo eh, determinati percorsi è un pretesto bene se ci sono osservazioni avete domande eccetera perché noi adesso andiamo avanti continuiamo io avrei una domanda, se posso. Sì, sentiamo. Eh, le regole non è meglio deciderle insieme? Perché, oh, faccio, questa, faccio una piccola eh. promessa, se posso. Certo, sì, 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 interessante, certo, sentiamo. Avevo seguito un percorso di, del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze nelle, nelle scuole elementari. e per introdurre questi ragazzi a questo percorso eh, avevamo fatto fare delle attività, dei giochi più che altro, dove loro stessi decidevano le regole, sono uscite delle dinamiche molto interessanti dal punto di vista proprio del, del carattere dei bambini, delle diverse personalità. L'educatore e l'insegnante non potevano ehm, interagire con i bambini, da soli decidevano le regole, noi gli davamo il gioco, gli davamo gli strumenti e sono uscite tutte delle, delle personalità tra, eh, tra i bambini e anche l'insegnante è rimasta molto stupita. Noi osservavamo e basta. E sono loro che hanno deciso queste regole, hanno fatto il decalogo e ehm, usciva un po' questo, questo carattere dei bambini. E sono regole che poi dopo tutti hanno rispettato perché le hanno, le hanno scelte loro. Assolutamente. Questo è un, è un questo tipo di... Eh, di esperimenti no, deriva proprio da una corrente pedagogica storica nella, nella pedagogia internazionale che è quella dell'attivismo pedagogico che è una corrente che si richiama a, che è stata fondata da Dewey da Vygotsky, da Frenet eh, risale grossomodo intorno agli anni 30 50 60 del secolo scorso è stato un trentennio molto prolifico dal punto di vista pedagogico perché Tanti insegnanti, maestri, pedagogisti, psicologi hanno affrontato in modo molto libero la questione dell'apprendimento e hanno elaborato delle strategie che sono molto valide oggi. Eh, naturalmente cambiano gli strumenti. Eh, Frené aveva portato una macchina tipografica a scuola, pensate, una macchina tipografica per far scrivere proprio dei giornaletti ai bambini e farli pubblicare un giornale addirittura oggi, vabbè, oggi, noi, oggi noi riusciamo a pubblicare dei libri a centinaia dei costi irrisori quindi voglio dire le tecnologie sono cambiate ma non, è cambiata, non sono cambiate le metodologie che sono proprio quelle a cui tu ti riferisci eh, queste si basano anche su dei principi molto semplici ed elementari i bambini hanno bisogno più ancora che gli adulti hanno bisogno di regole perché le danno sicurezza. Punto numero uno. Punto numero due: sanno ragionare, non sono mica degli imbecilli i bambini, sanno mettersi d'accordo. Eh, prima c'era, non mi ricordo chi c'era che parlava, non so se Ivan o Max, parlavano di comunità di pratica. La comunità di pratica ha proprio questa caratteristica, è una comunità di persone, la comunità di pratica è un'elaborazione pedagogica. Invece degli anni 90-2000, che deriva eh, dagli, dalla pedagogia anglosassone, soprattutto americana, comunità di pratica, è eh, stata elaborata all'Università di Berkeley in particolare. E, che cosa dice? Dice che noi eh, apprendiamo, svolgiamo un corso e apprendiamo, ma eh, mentre noi apprendiamo, svolgiamo delle attività pratiche che sostengono il nostro apprendimento e queste attività non sono attività individuali, sono attività collettive, cioè noi ci, noi ci scambiamo delle informazioni. Vi, vi, vi faccio un esempio tipico di questo corso. Noi utilizzeremo delle applicazioni e io vi dirò, eh, scaricate queste applicazioni, useremo queste applicazioni e vi insegnerò un metodo per utilizzare queste applicazioni per fare determinate cose. D'accordo? La comunità di Pratt, però, che cosa farà? La comunità di Pratt dirà: bene, io ho scoperto invece quest'altra cosa, ho scoperto quest'altro strumento, quindi troverà altri strumenti, altre modalità per applicare quello che è stato insegnato, il che non è che smentisce il metodo che è stato appunto appreso, tutt'altro solo che lo declina con altri strumenti. Questo è tipico della comunità di pratica. E quindi è la fiducia, perché tutto si riduce a questo, è la fiducia che viene, data, che viene data agli apprendenti, la loro capacità di trovare delle soluzioni. Ma se un apprendente è capace di trovare delle soluzioni, vuol dire che cosa? Beh, che è in grado di affrontare una sfida perché la soluzione è sempre conseguente a una sfida. Ma allora ragioniamo, se l'apprendente può trovare delle soluzioni, perché è in grado di affrontare delle sfide, ma allora perché non sono io a dover proporre delle sfide e non posso organizzare un apprendimento che è fondato sulle sfide? E allora qui abbiamo una metodologia che si chiama Challenge Based Learning, CBL la metodologia del challenge-based learning, che in parte viene utilizzata anche in questo ambiente. E che per voi è una metodologia fantastica, infatti poi ve la, ve la spiegheremo a un certo punto del corso. È fantastica perché, perché diciamo, è proprio una metodologia scientifica, che è proprio adatta al mondo scientifico, è un po' meno adatta diciamo, al mondo letterario, umanistico, così, ma... ma è perfetta per il mondo scientifico. Si basa su cinque step e, e lì, se voi riuscite a organizzare delle attività su questa base, siete a cavallo proprio. Tra l'altro, io conosco, conosco chi ha creato questa metodologia, chi l'ha creata, che è una ragazza, una donna, insomma, un'insegnante che sta nel Nebraska, e se ci fosse tra i corsisti: uno che è in grado di fare una traduzione tra di voi, uno che è in grado di fare una traduzione simultanea dell'inglese, io la invito e ci facciamo un incontro, un incontro a parte, eh, lo possiamo stabilire. Me lo dite poi, se abbiamo questa possibilità può diventare interessante. Ed ecco che si apre una cosa che per esempio non è stata programmata e che potremmo potremmo. Dirò di più che se, per esempio, questa attività risultasse di in, in, in particolare interesse per i partecipanti, noi possiamo tranquillamente togliere altre cose e inserire qui. Cioè, voglio dire, non, non è l'asse che noi impariamo delle tecniche di divulgazione e apprendimento particolari. Quindi su quest'asse poi ci, ci sono tutta una serie di cose che si possono fare, che sono molto ampie. Quindi giusto, Greta. Brava. Perfetto. Bene, andiamo avanti. Allora proseguiamo. Posso andare avanti così affrontare, aprire altre, altri argomenti? Vi va? Siete cotti o seguite? Va okay, bene. Allora okay, andiamo avanti. Ok, perfetto. Allora prendiamo. Prendiamo, prendiamo, prendiamo. Dunque... Era qua mi sembra. Ah sì, qua. Ok, allora. Sì, questo è il forum, invece noi andiamo nella stanza dei cittadini onesti. Dunque, dov'è? Cittadini onesti, raccolta punti, cittadini onesti. Qui si apre un discorso che noi non possiamo esaurire, è un discorso enorme. È un discorso enorme perché? Perché qui si parla di punteggi e valutazioni. Ecco qua. Adesso, notate questo fatto, veramente, veramente, perché voi siete proprio dei tipi strani, per quello vi abbiamo ficcato a Gotham City, perché questa gente qua è proprio veramente strana, e infatti guardate la stranezza da cui voi siete composti, riuscite a vedere lo schermo, ci siete, eh, siamo dentro la stanza dei cittadini onesti, notate che questa è una tabella punti, avete notato? Eh, C'è scritto che cosa dovete fare, giusto? Di inserire mm. i punti, usare la tabella. Eh, seguite? Sì, mi date un feedback, è chiaro? Mm. Bene. Sì. Allora, allora, la questione ah, scusate, la questione è questa. Notate che questa tabella è vuota, nessuno l'ha compilata. Nessuno si è azzardato a compilare la tabella, giusto? Ma allora mi volete spiegare per quale... Razza di motivo, invece, noi abbiamo sulla tabella punti, abbiamo già 10 interventi e una replica, allora voi siete in grado di discutere teoricamente di una cosa che praticamente non sapete cosa sia. Cioè, ma allora voi siete, dei, siete come me, siete, non so, dei filosofi, dei letterati, Alberto. non siete veramente degli ingegneri, dei naturalisti, Al dei biologi. Alberto, Alberto sì. chiedono, chiedono di ingrandire perché non vedono in chat. Uh -huh. Sì, vediamo. Così, vediamo un po'. Quindi, ricapitolo. Abbiamo una tabella punti che è stata accompagnata da un forum. La tabella punti si trova qua, cittadini onesti. Questa tabella punti nessuno l'ha compilata. Adesso arriva subito, vedi, il procione anonimo si è spaventato, dice, cacchio, non voglio mica fare una figuraccia. Adesso compilo. Anche ipopotamo anonimo. Ci sono un po' di animali anonimi qui che... Adesso compila la tabella. Quindi nessuno ha compilato. Ripeto la questione: nessuno ha compilato la tabella, ma al forum associato alla tabella. Quindi questo forum, la tua tabella punti. Noi abbiamo avuto già diverse interventi. Quindi, che cosa devo dedurre io? Devo dedurre che i nuovi cittadini di Gotham sono proprio come quei eh, noiosi eh, baroni universitari intellettuali così capaci di fare mirabolanti discorsi cattedratici, di parlare su tutto, compreso cose che non conoscono, eh, però poi non si sporcano le mani con me. No? Strano perché ho avuto un'impressione diversa leggendo i vostri profili, io... guardando quello che scrivete nei Se... messaggi di benvenuto. Se sì, posso, Francesco. io personalmente eh, non avevo capito che dovevamo compilarla, ma pensavo fosse solo un esempio su cui riflettere. Ah, su... un esempio. Ah, bene, bene, per un questo esempio. io non l'ho compilata, perché certo. non avevo capito che andasse compilata. Perché... Certo, però quello che dice Francesco è importante. Perché è importante? Perché vedete, nel nostro modo di insegnare l'italiano, perché non è mica così in tutti i paesi, si fanno degli esempi, ma è raro che sia chiamato l'apprendente a essere dentro quell'esempio lì. Si dice, le cose si fanno così, questo è un esempio, però noi non lo facciamo. Una volta all'Università di Roma, alla facoltà di pedagogia, ho assistito a una lezione incredibile di un luminare che parlava dell'apprendimento cooperativo, mostrando slide su slide, quando avrebbe potuto dividere la classe e mettere in pratica queste cose tra i suoi studenti stessi e invece no, noi mostriamo degli esempi, cioè noi comunichiamo dico bene Francesco? Sì e quindi esatto. Francesco abituato, abituato ad anni e anni di apprendimento di questo genere non ci ha pensato due volte ha pensato va bene, questo è un esempio, adesso discutiamo esatto e invece, invece no, <ride> perché a Gotham c'è la vita, si vive a Gotham io <ride> yeah, yeah. Ops, scusa Patrizia. Sì? Io invece avevo la paura di essere la prima a compilare. Ma ah, 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 non l'ho fatto quello... come prima. Va bene, quello è quello è legittimo. È legittimo, perché è legittimo? Perché si parla di punti. Si parla di punti di valutazione. E la valutazione è un discorso molto complicato. C'è qualche maschio qui? Perché le ragazze non penso che seguano il calcio, no? Di solito. Però non so, c'è qualcuno di voi che segue il calcio, guarda le pagelle de, che vengono attribuite ai calciatori? No, non è un argomento. Lo seguo solo io perché mi interessa un sacco l'argomento della valutazione e vado in giro a vedere come eh, le, vengono valutate le cose e in che modo. Va bene, ma tanto, se non c'è. No, no, io io lo seguo, si, si leggono ogni tanto sì? i commenti e le, le pagelle, certo. Ecco, ma non l'avete notato che queste pagelle, non so, quando uno un calciatore che gioca bene, prende 6 e mezzo, sembra che sia una roba, una roba incredibile, voto, ha giocato, ha segnato 3 gol, ha fatto cose, eccetera. Ha voto massimo a 7,5-8. Guardate la pagella della nazionale ieri con la Bulgaria. I voti vanno dal 5,5 al 6,5. Cioè, cosa vuol dire questo? Vuol dire che abbiamo un sistema di valutazione molto rigido. Molto rigido e su un range molto stretto. Più il range della valutazione è stretto, e meno noi siamo in grado di valutare. Meno possibilità di, Cioè, più la gamma è ampia, e più noi ipotesi possiamo fare... No, questo dovete insegnarmelo voi a me. Giusto? Quando voi avete una scala molto ridotta è più difficile fare delle ipotesi, toccare il particolare, cioè, se invece noi moltiplichiamo questa scala, per esempio anziché una scala da 1 a 10 la rendiamo una scala da 1 a 100 o da 1 a 1000, abbiamo molte più possibilità di esaminare le cose. Bisogna allargare la veduta, non restringerla, per poter avere elementi. Ora, invece nel nostro paese, noi siamo abituati a ricevere continuamente delle valutazioni molto striminzite, molto strette, molto ridotte, che lasciano poca capacità di manovra. Quindi, da questo punto di vista, sono anche molto rigide e eh, incutono quel timore di cui Arianna, no? chi parla prima, Anna, forse ci parla. Cioè, Bisogna stare attenti quando c'è una valutazione perché ma questo però non risponde alla domanda del perché abbiamo introdotto una stanza che si chiama Cittadini Onesti e che propone un'autovalutazione. Ma poi si tratta veramente di un'autovalutazione di cosa? Ah, ecco vedete, ah, guardate qua. Ah, interessante, Bradipo si è inserito nel gruppo Poison Ivy, Però lui non sa di essere nel gruppo Poison Ivy, adesso parliamo di gruppi anche. Quindi non può ancora scrivere il gruppo e poi dovrebbe mettere il suo nome. Perché Rana Anonima dovete mettere proprio nome e cognome qua. Se no, come facciamo a dare i premi? E attenzione, ve lo dico subito: i premi non saranno determinati dal punteggio massimo ottenuto, perché qua siamo a Gotham. I premi saranno distribuiti secondo una logica scientifica che, scientifica, che si chiama A MUZ. No, scherzo: secondo altre logiche che non è detto che siano quelle del punteggio più alto. Allora, a che cosa serve stabilire, per esempio, dei punteggi? Guardate che cosa succede. Abbiamo messaggio di benvenuto. Al messaggio di benvenuto sono stati assegnati 15, 10 punti. Ah, qui c'è un errore, 5. Ops, dove è finita? Qua. Allora, al messaggio di benvenuto, vedete, messaggio di benvenuto, sono stati attribuiti 10 punti. Ora, per esempio, vedo che Valeria sta compilando la tabella. Qui, Valeria, che cosa dovrai fare tu rispetto a questi 15 punti che sono stati assegnati al messaggio di benvenuto? Qua, no, 10 sì. punti. Ok, eh, devo dare un punteggio. Cosa eh, un punteggio? Eh, do dovrei dare un punteggio da... in base a come ho risposto. E però di autovalutazione, quindi sì, in realtà esatto. è però una cosa cioè, soggettiva e quindi faccio fatica a darlo perché non so, io, cioè, certo, perché dovrei leggerlo dissi... e ricordarmi Beh. cosa ho. giusto, 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 molto giusto questo. Ma se te lo dessi io sarebbe più oggettivo, mm, secondo me. No, sarebbe anche lì soggettivo. No? Quindi... Eh già, eh già, però c'è la percezione di una maggiore oggettività per il fatto che te lo do io ma è sempre soggettivo sì. per, perché non esiste una valutazione oggettiva è una chimera Stabil mm. dire che esiste una valutazione non esiste una valutazione oggettiva e allora se la valutazione è soggettiva e i soggetti sono tanti vuol dire che dipenderà anche dalle relazioni quindi tu per attribuire il tuo punteggio tu mm -hmm. puoi anche vedere cosa hanno scritto gli altri. È sì. Se tu trovi che Arianna De Santi ha scritto una cosa meravigliosa che a te, cacchio, non è venuta in mente, eh, tu non puoi darti 10 punti mm. perché tu li daresti a lei, e eh, sì. eh, certo, quindi ti dovrai dare 8-9 punti, giusto? Quindi, che cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che la valutazione può essere uno strumento di ispirazione. Pensa un po' incredibile. Mm. Quindi può essere il momento di apertura di un processo di apprendimento quando noi lo consideriamo sempre un momento di chiusura di un processo di apprendimento. Il che va bene, perché alla fine chiudi con una valutazione d'accordo, no? Quello ci sta. Mm. Ma quello lo facciamo sempre. Ma quello è normale, lo facciamo sempre. Perché non utilizzare la valutazione quindi anche come strumento di apprendimento per incentivare l'apprendimento e per aiutare gli apprendenti a ragionare sul loro stesso percorso? No, questo è vero, anche perché c'è la cosa che mi fa riflettere, che praticamente la mia valutazione dipende anche dalla valutazione che do degli altri. Brava, esatto, esatto. Perché, scusate, parliamo di biodiversità, che è un argomento che conoscete tutti, giusto? Qual è il campione mondiale della biodiversità? Lo sapete? Io lo so. Costa Rica. Costa Rica. No, parlo di un essere umano. Un uomo. Allora, se volete prendere nota nel vostro quaderno, vi racconto due cose su questo tizio, che dovreste conoscere, secondo me. Si chiama, Ted, si chiama Edward Wilson. E la Fondazione Wilson è quella lui intestata. La Fondazione Wilson, quindi lui ha pubblicato. dunque. Qua, qua. Allora, lui è il più grande naturalista biologo vivente, una persona molto anziana, si chiama Wilson ed è il presidente della fondazione che porta il suo nome Wilson. Ed è questo tizio qua che ha pubblicato otto libri interattivi di biologia, appunto, Life on Earth. E questi libri sono stati finanziati e pubblicati da Steve Jobs prima della sua morte. Vi racconto questa bella storia. Steve Jobs aveva questo tumore al fegato che poi l'ha portato a, alla sua scomparsa. Prima di morire ha incontrato questo scienziato, Wilson, che è una persona molto anziana che da, da decenni si occupa di biodiversità. E ha chiesto a Wilson, gli ha detto, senti, se tu metti in piedi un'equipe di persone internazionali, che produce tutti i volumi che vuoi per spiegare bene al mondo intero che cos'è la biodiversità e tutte le discipline collegate, i temi collegati alla biodiversità. E lo fai con tutte le animazioni, filmati, tecnologie possibili e immaginabili. Io finanzio tutta l'opera completa e la distribuiamo gratuitamente in tutto il mondo. E lui l'ha fatto. Ci ha messo cinque anni. E hanno realizzato otto volumi, di cui uno è questo. E sono tutti volumi altamente interattivi, ecco, lui è Wilson. E sono tutti volumi altamente interattivi, questi sono gli otto volumi, sette scusate anzi. E dove vedete ci sono tutte le spiegazioni. E tra l'altro è scritto anche in inglese semplice, in modo che tutti possano capire abbastanza bene. O, o male che vada, copiano e incollano dentro un traduttore e, ed è tutto molto comprensibile. Ci sono dei filmati incredibili, molto interessanti. All have in Io ho avuto la fortuna di conoscere Wilson a San Diego qualche anno fa, nel corso di un meeting. E cosa ci ha spiegato Wilson? Ci ha spiegato che tutte queste animazioni che voi vedete e poi altre molto importanti, eh, questa, no? ci sono delle animazioni che riproducono i movimenti per esempio eh, a livello microscopico, le hanno dovute ricostruire tutte. Sapete perché? È una cosa incredibile questa a proposito di comunicazione e narrazione. Allora ci ha spiegato che la più grande difficoltà nel redigere questi sette libri non è stato scriverli perché i dati ci sono e quindi è stato abbastanza semplice radunare l'equipe di scienziati che fosse, avesse la possibilità no, di raccogliere le informazioni e poi riscriverle in un modo adeguato. Il problema sono state le immagini perché hanno dovuto ridisegnare e ricostruire le animazioni di tutto quello che è stato divulgato in 50 anni perché era tutto sbagliato e perché era sbagliato era sbagliato perché gli editori che cosa hanno fatto hanno, hanno detto a Ivan Borghi che magari è un disegnatore che magari disegna che ne so io cose per la moda o fumetti ha detto Borghi guarda c'è da fare un libro di testo di biologia no tieni le fai tu le illustrazioni e Borghi dice: Sì, sì. Ivan dice sì, sì, volentieri, le faccio io. No? E cosa fa Ivan che non sa niente di questo argomento? Eh, Ivan prende altri libri, prende altra documentazione e si ispira a quella documentazione per ricavare di nuovo delle rappresentazioni. Allora, quello che, che ci spiegava è che loro hanno raddoppiato il tempo necessario per costruire questi libri a causa. Del fatto che hanno dovuto ricostruire tutto l'apparato iconografico. Interessante questo fatto. Allora, dicevo io, eh, stavamo però parlando di valutazione. Che cosa c'entra adesso la biodiversità? Con la quindi prendetevi nota di questa cosa, che può essere utile, poi la, la facciamo inserire anche a Gotham, no? con i riferimenti e tutto. Oh, sì. Posso dire una sì. cosa? Dimmi, eh, dimmi. Ma Wilson è Edward Osborne? Sì. Ah, sì, esatto. Eh, perché c'è cioè, una cosa che non c'entra molto, però mi sono laureata l'altro giorno sì. e nella mia tesi riguardava i benefic benefici terapeutici del giardino e la progettazione sì. diciamo di uno spazio rigenerante e, e questo Wilson è, era molto citato nella teoria della biofilia. Cioè che, sì. diciamo, le persone amano eh, avere un contatto con la natura, e hanno bisogno del, sì. del contatto con la natura, e non pensavo eh lui, lui, che, che avesse fatto anche. Certo, lui ha costituito una fondazione internazionale alla quale collaborano centinaia di scienziati e ricercatori di tutto il mondo sulla biodiversità, e questa fondazione è, è stata in grado di produrre questi volumi finanziati appunto da Steve Jobs. Pensa, interessante. Intanto complimenti per la tua laurea Valeria. Ah, grazie, Raffaele. Riceverai, riceverai un premio per questo. Ah, ma no, va bene. Oh. Eh sì, hai tanti premi? Ti premiamo in continuazione? Sì, è fantastico. Eh, quello, quello è vero, può essere una cosa eh. in più, però eh. sono... Va bene anche così, cioè con... Eh... <ride> Sei modesta. Brava Valeria. Brava ragazza Valeria. Bene. Complimenti ancora. Allora, stavo dicendo, no? voi siete appunto nel vostro campo che è appunto la biodiversità. Poi abbiamo, abbiamo fatto questa piccola divagazione e stavamo parlando della valutazione come strumento di apprendimento. e stiamo parlando del fatto che la valutazione è relazionale. E allora? Voi siete nel campo della biodiversità e pensate di aver svolto appunto un lavoro particolarmente interessante, perfetto, che risponde a tutte le caratteristiche. Cioè, risponde a tutto quello che vi è stato chiesto di fare. Quindi vi darete il massimo dei voti. Poi scoprite che il vostro compagno di corso è Wilson che ha realizzato su quel lavoro lì sette volumi di un certo tipo e quindi eh, cioè mi sembra chiaro che non possiate no, paragonare la vostra valutazione con quella di Wilson. Quindi la domanda è che cosa si fa? E, per, e, questa, e neanche questa risposta è così semplice. Perché non è semplice questa risposta? Perché guardate. Prima abbiamo stabilito che noi dobbiamo tenere conto anche di ciò che c'è intorno a noi. Questo è giusto. È giusto per non prenderci quello che non siamo. Se non siamo dei supereroi, non siamo dei supereroi. No? Dobbiamo stare coi piedi per terra. E quindi è giusto attribuirsi un punteggio che sia inferiore rispetto al lavoro di qualcuno che consideriamo migliore di noi. Questo è umano. Se noi non facessimo questo saremmo dei megalomani, giusto? Penseremmo di essere superiori a tutto. E questo va bene. Però attenzione perché non è detto che questo criterio sia corretto. Nel senso che diciamo che Valeria Paganoni, Valeria Paganoni non è una biologa, ma è laureata in carpenteria. Eh, non sai, so io con, di Malta, lei è esperta di Malta, non, non l'isola, no? proprio la Malta, sai, è lì che dà di Malta. Lei sa tutto sulle cazzuole, queste cose qua, martelli, eccetera. Non c'entra niente con la biologia, però si è appassionata. Ha scoperto le idee di Wilson, ha partecipato, eccetera, e ha fatto un gran lavoro. Io sono l'insegnante di Wilson e di Valeria. Come valuto questi due lavori? Allora Valeria lo valuterà sicuramente in modo inferiore rispetto al punteggio che darebbe a Wilson. Ma io che sono l'insegnante è giusto che faccia così? Perché scusate, Wilson ha una fondazione alle spalle, tutti i ricercatori che vuole, i finanziamenti di Steve Jobs, beh io dico è il minimo che produrre una cosa di questo genere. Ma prendiamo Valeria che fino all'altro giorno era lì con la cazzuola a tirata su muri e che improvvisamente scopre la biologia e fa un ottimo lavoro. Sapete cosa faccio io? Io do un punteggio maggiore a Valeria e minore a Wilson, perché a Wilson gli dico, ma Wilson, da te mi aspetto anche di più, perché sette libri, potevi farne dieci, perché cioè, con tutti gli apparati che hai, invece guarda dove è arrivata Valeria, con i suoi soli mezzi. Allora vedete che la questione della valutazione è una, è una questione molto, molto complessa che non si può ridurre a dei discorsi. Bisogna discuterne, sempre bisogna discuterne. Che cosa vuol dire 28, 22, 27? In base a che cosa? Discutiamone. Non è possibile discuterne? Perché tu sei qui per valutare e mettimi 28 o 30 sul libretto o sei qui per aiutarmi ad apprendere? Qual è il tuo ruolo esattamente? Beh, il ruolo di un docente universitario italiano classico è che è lì per valutare, non è lì per insegnare. Lui trasmette qualche cosa ma veramente non si occupa dell'insegnamento. Invece nelle scuole, per esempio elementari, superiori, eccetera, molti insegnanti si occupano di più di insegnare, naturalmente del fatto che sono attenti a che i loro studenti imparino. Ma quando uno, un, insegne, un docente universitario ha di fronte 200 studenti, 300 studenti, cioè non riesce neanche a... Sto dicendo che non è detto che sia colpa sua, eh? sono anche le condizioni nelle quali si opera, tu hai, sei lì in 200-300, come fai a seguire? No? Chiaramente, quindi ci sono delle condizioni. Però tutto questo, al di là delle colpe di, di, di qualcuno o del sistema ci induce a riflettere sulla valutazione. Ma come possiamo riflettere sulla valutazione? Beh, con una tabella di questo genere. Una tabella di questo tipo ci aiuta proprio a riflettere sulla valutazione. Ci consente di fare dei ragionamenti, di discutere. A che cosa serve discutere della valutazione? Serve a essere coscienti del percorso che si sta compiendo, a essere consapevoli del percorso che si sta compiendo. E quindi questo è uno strumento di consapevolezza dell'apprendente. E adesso vi faccio una domanda se qualcuno vuole rispondere. Ma se voi siete consapevoli di, quello, di ciò che state apprendendo e di come lo state apprendendo, quindi attraverso un meccanismo di valutazione, questo incide sulla vostra capacità di apprendere, sì o no? Certo, si chiama metacognizione. Brava, si chiama metacognizione, certo. Se tu stai preparando un risotto e sai che lo stai preparando bene pur con mezzi limitati, questo ti spingerà a fare, a provare a rifare un altro risotto, magari ancora meglio, con nuovi, nuovi ingredienti. No? Sì, no, giusto? Sì. Eh, Premetti col dire semplice. Che, che per quanto riguarda la valutazione, eh, io insegno a scuola e noi non guardiamo mai al prodotto, guardiamo sempre al processo, che è lì eh, ci interessa. Eh, il prodotto è l'ultima cosa che guardiamo: guardiamo il processo, guardiamo le dinamiche, guardiamo il punto di partenza e il punto di arrivo. Poi Perfetto, il prodotto è molto è giusto. Cosa. Molto giusto, molto giusto. E guardate, è tanto più giusto in quanto eh, la valutazione finale poi è il prodotto di questo processo e lo studente sarà consapevole del percorso che ha fatto. E quello che voi state facendo lo aiuterà ad assumere anche un atteggiamento critico nei confronti di questa, di questa moda della nostra società di, di avere questa valutazione con, continuamente competitiva ridotta voi pensate no? anche alle trasmissioni televisive dove si attribuiscono questi punteggi magari anche dopo cioè, trattando anche male le persone che devono essere giudicate no? cioè, una cosa veramente vergognosa prima ho fatto l'esempio dei punteggi delle pagelle nel corso di una partita di calcio va bene, ma è tutto molto dis diseducativo perché insegnano solo una grande competizione, una grande competizione che ha pochi margini, cioè è molto stretta, ed essendo molto stretta devi veramente sgomitare per, cioè ti insegnano a vivere in una società violenta, in una società dove devi farti forza, devi, 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 cioè eh, avrai successo, eh, devi farti forza proprio con, eh, fisicamente per... Per andare avanti, e non è un bell'insegnamento questo. E soprattutto, però, dato che noi non facciamo discorsi morali qua, soprattutto non serve per stimolare l'apprendimento, che è quello che a noi interessa. Posso interromperle e farle una domanda? Sono sì, Adriani, volevo sì, sapere, Alberto mi chiamo io. <ride> Volevo, cioè lei sta parlando di tutta questa mh, capacità lui, di... No, auto... io sono un maschio, eh, Ma io sono un maschio, lui. Sta parlando di tutta questa capacità di autovalutazione, come se fosse ehm, ovvio che ognuno di noi abbia questa consapevolezza, quando secondo me viviamo in una società all'interno del quale... Nel momento in cui si viene messi nella possibilità di autovalutarsi, prevale la mitomania, come diceva, come diceva Alberto. <ride> e, sì. e, quindi trovo un po' difficile riuscire ad autovalutarsi in un modo onesto. Infatti, non credo che questa tabella sia a caso nella sezione dei degli cittadini onesti. <ride> eh, però penso che sia comunque molto difficile mh, credere che la maggior parte delle persone abbia la capacità, la consapevolezza di potersi autovalutare in un modo onesto, in confronto a chi è, chi è in questo sì. gruppo con cui ci è molto giusto quello che dici. L'autovalutazione non è un processo naturale, e, diciamo, è più naturale valutare gli altri che valutare se stessi. Ma d'altra parte è anche più difficile conoscere se stessi rispetto a quello che si pensa avere una pretesa conoscenza degli altri. Quindi è giusto quello che dici, è molto giusto. Nessuno nasce imparato sul terreno dell'autovalutazione, assolutamente. Quindi a che cosa serve? Beh, serve proprio a considerare questo aspetto, cioè serve a farci capire che siamo all'interno di un quadro relazionale, che non siamo gli unici, ci sono altri che lavorano. E producono, ci sono altri che possono avere delle idee migliori, peggiori, che ci ispirano, che non ci ispirano e così via, e con i quali noi siamo in contatto, cioè ci insegna un punto di vista relativo. Questa parte è molto giusta e quindi è molto educativo se usato in questo modo e non in termini assoluti, perché ovviamente abbiamo detto prima che non esiste una valutazione così pretesa oggettiva. Ecco, diciamo così. No? Invece, quello che non è giusto è il dire che c'è una diffusa megalomania attraverso la quale poi vengono espressi punteggi poi esagerati eccetera no invece capita il contrario questa almeno la mia esperienza di tanti anni ma io non ho mai trovato degli apprendenti piccoli grandi adulti bambini eccetera che si diano più a punti di quelli che in realtà ragionevolmente si possono meritare anzi c'è un senso di inferiorità diffuso, di inadeguatezza diffuso. C'è un senso di, ehm, bah, non so, avrei potuto fare meglio. Bah, sì, però, ecco, questo okay, è molto, molto, molto diffuso, sì, molto diffuso questo. E, e contribuiscono tanti fattori. Ma un fattore secondo me che contribuisce è proprio questo, questo fatto che eh, tu in società sei continuamente giudicato, sei continuamente giudicato attraverso dei parametri molto rigidi e assolutamente incomprensibili. Cioè, ripeto, il calcio è molto... Io sto seguendo molto questa questione della valutazione nel, nel settore del calcio e sto seguendo anche, per esempio, dei forum in cui... Gli sportivi poi si discutono accanitamente sulle prestazioni di questo o quel giocatore perché c'è veramente da rimanere allibiti perché è, tu hai, hai proprio la percezione di un mondo, di un mondo maggioritario eh, che va in tutt'altra direzione rispetto a quella che, che ti immagini che vada. Eh, è sorprendente però siccome eh, il soggetto ha a che fare con questa mentalità e eh, poi è ovvio che eh, ritenga di non essere all'altezza posso dire una cosa cioè tutto quello che vuoi certo eh, um, su questa cosa del, del valutarsi anche meno rispetto a quello che effettivamente potrebbe essere quindi svalutarsi un pochettino potrebbe anche essere influenzata dal fatto che appunto la sticella che noi abbiamo rispetto ai social media rispetto alla, al marketing alla televisione a tutti i vari mezzi esatto. di comunicazione è una, una sticella molto alta si premiano sempre quelli che hanno avuto un successo incredibile per, per varie motivazioni esatto. quindi ci si sente esatto. sempre inadeguati anche se tu hai esatto. raggiunto una cosa poi comunque vedi eh però no non no so, a 25 anni questo ha fatto una startup che è diventato milionario facendo inventando, no? e inventando quindi sì nonostante certo. il tuo non riesci mai a sentirti adeguato a sufficienza ecco forse anche esatto così... esatto e certo esatto ed è fa proprio parte di tutto ciò che mettiamo nel calderone della comunicazione perché perché poi il racconto è molto diverso perché poi vai a sentire hai l'occasione di parlare di raccontare le cose vengono totalmente ridimensionate ma invece se tu presenti allora, apriamo solo questa brevissima parentesi, è la differenza tra dato, dato e racconto. Il dato, se io ti dico il dato nudo e crudo, 25 anni, start up, successo, è un dato. Ma se io te lo racconto questo successo, eh, allora può essere un successo, può anche non esserlo. Il racconto può smentire il puro dato. Come nell'esempio che vi ho fatto prima, sì, ho capito, te, Wilson hai fatto una cosa meravigliosa. Ma non è che io sono inferiore, io biologo sono inferiore a Wilson. Semplicemente non ho le stesse condizioni per poter fare il lavoro che fa lui. Ma non posso dire di essere meno intelligente di Wilson. O non posso dire che un domani, con gli stessi mezzi, io non possa ottenere dei risultati migliori. Questo non vuol dire svilire Wilson, che è un grandissimo personaggio, che poi lavora gratuitamente, si è messo a disposizione. Tu è una persona integerrima, sicuramente, ma non vuol dire questo. Però non vuol dire neanche sminuire le altre persone, chiaramente. Uh, Alberto, posso farti una domanda? Sì. Su la, una parte che hai detto prima relativa alla metacognizione e al fatto sì. che sapendo... Dell'autovalutazione si apprende in modo diverso, però non ho capito cosa scatta, perché. Perché se io eh, è la motivazione per cui io apprendo, nel primo caso, io apprendo per qualcun altro, io apprendo perché. Eh, cioè la, diciamo, la valutazione non incide nell'apprendimento perché o io apprendo per qualcun altro, perché devo frequentare un corso, mi è stato imposto qualche cosa, lo devo concludere, quindi devo cercare di ottenere una certa valutazione e studio quello che mi serve per ottenere quella valutazione. Oppure studio per me, non mi interessa la valutazione, studio perché, perché a me piace, poi dammi il voto che vuoi, non mi interessa niente. In entrambi questi casi la valutazione non gioca un ruolo sull'apprendimento, non lo gioca. Ma se io mi devo attribuire una valutazione, no, nel senso di capire quello che sto facendo, cioè non necessariamente nel senso che sono io a darmi il voto, no? ma che sono chiamato a un certo punto a ragionare, quindi a, a, ad attribuirmi un valore a quello che ho fatto. E guardate che sembra strano, ma le persone sono fondamentalmente oneste, tendono a ragionare, e intanto questa tendenza a una considerazione un po' inferiore le spinge a ragionare, a pensare che avrebbero potuto ottenere migliori risultati, fare un'altra cosa, aggiustare questo, quell'altro e così via. Quindi si sviluppa un meccanismo intellettuale che è portato al miglioramento. E dunque a studiare, e dunque ad apprendere, perché io non posso migliorare qualche cosa senza studiare il modo con cui lo posso elaborare, e dunque senza prendere delle informazioni, e quindi senza studiare, senza apprendere. Quindi nel momento in cui un soggetto riflette su se stesso, apprende meglio. Perché la riflessione su se stesso diventa parte integrante del meccanismo che lo spinge verso l'apprendimento, cioè stimola la sua motivazione e il suo interesse. A causa, di un a causa di un paradosso, non perché è un narcisista, ma per esattamente il, il, motivo, il motivo opposto. Perché se fosse un narcisista non apprenderebbe niente, non sarebbe interessato all'apprendimento, ma solo a una dimostrazione di potere. Delle sue capacità più o meno pretese. Invece, proprio questo senso di inferiorità, diciamo così, no? di inadeguatezza a volte, è quel... certo, può essere anche quello che ti blocca, chiaramente. No? Superata una soglia può essere bloccante. Però in realtà è quello che ci rende umani e ci spinge a fare meglio. Ma questo lo osserviamo prima, facevo l'esempio più banale possibile, quello di una ricetta. Nel momento in cui un piatto vi viene bene, avete voglia di rifarlo migliorandolo. Ma vi viene bene per voi, perché nessuno, non partecipate a nessun concorso, voglio dire, non è. Siete voi che ragionate, state facendo una metacognizione nel momento in cui voi imparate, preparate e servite una ricetta. Ma questo vale per qualsiasi cosa, per l'ingegneria, per l'informatica, la biologia. Allora, intanto io vi presento anche Angela. Angela, ci sei? Ti avevo visto prima dove sei? Mm, ciao, ci sono, sì, sono qui che cercavo di aiutare qualcuno in difficoltà. Ah, ecco, bravissima. Angela lavora dietro le quinte. Ecco, saluto tutti, mi fa veramente piacere lavorare con persone che amano la natura perché a me piace molto. E abito in un posto di mare, quindi eh, il mare è un mio ambito, e però anche preso una casetta in montagna, a un'ora di distanza, ho questa fortuna di poter essere eh, maremonti, ecco, avere una vita a mare monti. E, bene, mi fa piacere, stavo controllando gli accessi, praticamente mi sono entrati quasi tutti in piattaforma e quindi le difficoltà iniziali si sono superate e ora penso anche di aver aiutato, quindi mi sembra Sofia si è entrata. E... Sì, grazie Angela. Ciao cara, ce l'abbiamo fatta. bene. Ah, bravo. perfetto, grazie Angela. Buon viaggio a tutti e divertitevi perché penso che ci siano molte occasioni per stare bene e imparare bene insieme. Bene, allora sentite, dobbiamo fare, prima di chiudere, dobbiamo fare un sondaggino, un sondaggino al volo che riguarda i gruppi, che riguarda i gruppi e vediamo un po'... Dovrebbe essere questo, sondaggio per gruppi. Allora ve lo mando subito, intanto vi spiego, ma intanto fatelo, quindi lancio il sondaggio. Dunque abbiamo stabilito di costituire due gruppi, quindi sarete suddivisi fra Barbara e Poison Ivy, ma all'interno dei gruppi abbiamo pensato che potrebbe essere anche il caso, questo lo valutiamo strada facendo, potrebbe anche essere il caso di costituire dei gruppi più piccoli, formati da... Uh, sette persone circa, in questo modo avremmo circa dieci gruppi all'interno di ogni, di, ogni, di ogni gruppone. Quindi vi chiediamo se conoscete qualche compagno di viaggio all'interno di questo corso per capire anche il modo che possiamo mettere in piedi per costituire degli ulteriori gruppi di lavoro vedo che in tanti però non conoscono nessuno già il 27 per quei 26 non hanno amici caspita poverino una vita di solitudine ah che disastro ai ai ai, ai. angela eh brutta la solitudine, no, qualcuno ha scritto che è bella la solitudine, però senza isolarsi, senza auto isolarsi, mi sembra abbia scritto. È bello qualche volta stare in solitudine per fare le proprie ricerche, il proprio contatto con la natura, così, però senza questo auto isolamento, diciamo. Va bene, hanno votato il 95% delle persone, così giusto per capire, chiudo il sondaggio e condivido i risultati. Dunque, allora nessuno, il 25% di voi grosso modo, cioè un quarto delle persone che sono presenti a Gotham, un quarto dei nostri cittadini non conosce nessuno all'interno. Però ben il 40% conosce più di tre persone. Quindi abbiamo un 70% che è molto ben messo, conosce tanti, e un quarto che non conosce nessuno. Io direi: quelli che conoscono tante persone, potrebbero cedere qualche amico, no? Quelli che non conoscono nessuno. C'è un po' di giustizia, no? Eh. no C'è qualcuno che si accappare anche più di tre amicizie qui dentro sto corso. Eh, Maurizio ride, eh, ride però. Tu quante amicizie hai qua? 10, 12, quante ne hai? Maurizio va valo, a lotta. Oh, no, non so di preciso quante, ma più di tre sicuramente. Più di tre, sicuramente. Saranno eh. 5-6 persone credo di, almeno di conoscere. Cascita, e cedine un paio un paio delle peggiori, quelle che no, cedila da qualcun altro, no? No, scherzi a parte, va bene, adesso così cerchiamo di ragionare in, perché, perché no, se partiamo con una costituzione di piccoli gruppi non vorremmo mettervi in una situazione che, diciamo, di totale sconforto e di dover ricominciare una conoscenza, così. quindi se ci sono all'interno di un gruppo degli elementi che già si conoscono trascina meglio poi il lavoro di tutto il gruppo in sostanza. Bene, noi abbiamo fatto le 19.30 quindi direi che eh, possiamo chiudere posso dirvi solo questo in conclusione quindi interrompo la condivisione interrompi la condivisione perfetto posso dire solo questo allora che come avete visto si tratta di eh, un corso interattivo che propone appunto delle cose da fare e il lavoro sarà svolto all'interno della piattaforma. Il prossimo incontro si svolgerà dopo le vacanze di Pasqua, quindi avete molto tempo, avete la possibilità di, di svolgere le attività con calma, eh, ci sarà ancora qualche cosa che vi sarà aggiunto durante i prossimi giorni, ma comunque avete il tempo per farlo. Il prossimo webinar comincerà con un breve esame di quello che è stato fatto, così come abbiamo operato oggi, quindi, eh, diciamo discutendo, mettendo in rilievo alcuni, alcuni lavori, alcuni aspetti, e, eh, e poi eh, affronteremo il nuovo argomento. Funziona sempre così. E poi, tra un capitolo e l'altro, ovviamente. Avrete la possibilità di lavorare in piattaforma, eccetera. Poi, per quanto riguarda eventuali, eventuali incontri specifici, questo a mano a mano che andremo avanti, vedremo che cosa fare. Eh, in qualche cosa era già saltato fuori, perché forse questo metodo del Challenge Based Learning potrebbe essere interessante da affrontare, proprio avendo la possibilità con chi lo ha. Con l'equipe che lo ha creato, bisogna solo avere un traduttore simultaneo dall'inglese per poter organizzare questo incontro. Nel caso. però vedo che ci sono persone tra voi che conoscono molto bene lingue hanno l'hanno scritto, e probabilmente sono in grado. una cosa semplice di una mezz'oretta, magari si potrebbe poi fare. Ecco. Non abbiamo visto le vostre mappe. Non abbiamo visto, non abbiamo parlato di questo, della mappa e dell'importanza di creare un ambiente. Ma lo, lo vedremo, ne discuteremo all'interno dei forum e lo vedremo come primo tema per il prossimo webinar, che è rimasto aperto, cioè perché noi stiamo costruendo un ambiente. Che cosa c'entra un ambiente con l'apprendimento? Poi l'ambiente può essere. Gotham City può essere quello che, che volete, può essere anche un semplice ambiente, diciamo, informatico di scambio, no? Però è importante proprio il termine ambiente. Ambiente, molto importante il termine ambiente. E poi eh, due parole faremo sulla, fa sulla passione. Ecco, perché siete chiamati a parlare delle vostre passioni. Ma per tutto questo ci vediamo, no noi no, non ci vediamo in piattaforma, ci vediamo al prossimo webinar, ma discuterete poi con questi personaggi un po' strani che lì vi toccherà, eh, perché lì, non so, io pedagogia didattica, ma... boh, ce ne sarà ben poca penso, con uno come il Joker che pedagogia vuoi fare, non so. Batman di lui cioè. Non so. Comunque, in questa situazione ci siete voi, non ci sono mica io, quindi a me tutto sommato interessa ben poco. Devo dire. Nei guai vi ci siete ficcati voi da soli, perché nessuno vi ha obbligato a iscrivervi qua. Eh? Angela ride, come ride Angela. È tutto il tempo che ride Angela. Poi si diverte, eh? eh? divertente sta cosa, eh? Poi ti voglio vedere però attenzione, <ride> come dice il Joker, attenzione, arriverai al secondo capitolo, al terzo capitolo. Ma... Quindi io direi che se volete ancora dire qualcosa, benissimo, e poi chiudiamo. Sì, solo, una, solo una curiosità, quindi le, Evan, diciamo... Mh. E quello che sembra abbastanza disordina, disordinato nell'ambiente è voluto, è un disordine voluto. Eh, secondo te? Secondo me sì. Intanto dovresti individuare che cosa è disordinato per poi cercare di capire. Sì, disordine per esempio nel fatto di quello che si diceva prima. Uno si aspetta A, B, C, 1, 2, 3 e invece la pagina ti fa andare di qua, di là, ti fa vagare un po', no? Sì, ma del resto, scusami, quando tu sei nei tuoi bei ambienti naturali, no? Non vai di qua, di là, divaghi un po' e il percorso lo stabilisci dopo o lo stabilisci prima? Assolutamente ho risposto a no a tutto prima perché a me piace farmi portare da bambini di qua di là dove vanno loro a finire fantastico, vedi? quindi, certo che sei un bel tipo eh? cioè viene a fare le domande cioè, siete dei tipi strani però siete più strani voi di questi personaggi di Gotham fate delle domande cioè predicate bene razzolate male no, razzolate bene e predicate male cioè Ivan è uno che fa i cavoli suoi va in giro, fa trasportare eccetera poi viene qua e dice ma però, dov'è l'ordine? <ride> fantastico ma perché ciascuno si ritrova nel suo ambiente, eh, è giusto anche questo. Eh. Eh, C'è qualcuno di voi che ha ricevuto dei premi? Non so se è qua presente. Li ha scaricati? Perché i premi arrivano tramite Amazon e sì, molto probabilmente io... finiscono nello spam. Io li ho, scaric ho scaricati sì. anch'io. Anch ecco, siete stati sorpresi di ricevere un premio? Sì, sì. E infatti sarà l'unico che riceverete. <ride> <Basta>. <ride> Scherzo, ovviamente. Però eh, ricordatevi di guardare nello spam. Spam anche per altre comunicazioni, perché eh, questi messaggi finiscono lì. Quindi. Bene, se non c'è altro, allora... Nessuna domanda, nessuna osservazione. Vi presenterò anche un'altra collega insegnante che si chiama Elita ma che non poteva essere con noi fino alla fine del, del webinar, eh, però sarà con noi poi la prossima volta. Ve la presenterò. Allora, grazie per la partecipazione e un saluto a tutti. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Arrivederci. Grazie, ciao, buona serata. Ciao a tutti. grazie. Grazie, ciao.